Siamo qui allo stand chiuso di Blizzard, Blizzard che è presente a Colonia, la Gamescom 2010, fondamentalmente con Cataclysm e con Diablo 3. Cataclysm è giocabile liberamente, basta fare una fila chilometrica e si può giocare, fondamentalmente la stessa identica beta che abbiamo già provato anche noi, abbiamo in ufficio, che avete visto in super diretta e nella stessa video anteprima, oltre nel bel pezzo di Cristian Lavia. E c'era anche appunto Diablo 3 invece più riservato, non giocabile liberamente, bisogna fare un'altra fila da 1001 chilometri e tendenzialmente era, bene o male, quella che ci è sembrata la stessa demo già girare addirittura dall'anno scorso, con alcune aggiunte. Ci è sembrato sicuramente un miglioramento da un punto di vista grafico, l'ambiente di gioco ci è sembrato più aperto, nel senso era libero, era possibile andare più liberamente in giro. Abbiamo visto quindi la parte desertica, la parte invece al chiuso, la parte quella stessa di che si era vista all'annuncio di Diablo 3, che qui è stata spinta un pochettino più all'estremo. Abbiamo visto le varie classi, abbiamo visto il Witch Doctor, abbiamo visto il Mago, abbiamo visto il Guerriero mentre combattevano, ma ciò che conta è che non abbiamo visto invece quelle che sono state, quella che è stata la principale novità annunciata qui. Infatti neanche mezz'ora fa si è concluso un Q&A, ovvero praticamente una sessione di domande e risposte con Jay Wilson, il lead designer, il lead producer del gioco, famoso appunto, lui è stato, era stato suo l'annuncio di Diablo 3, che praticamente ha... Cosa ha fatto? Ha voluto parlare, ha voluto annunciare fondamentalmente il sistema di crafting in Diablo 3. Come funzionerà? In pratica Diablo 3 si baserà su una serie di artigiani e mistici che il giocatore incontrerà andando avanti nella trama, andando avanti nella storia, non proprio in modo strettamente legato alle quest, ma più in generale alla trama. Praticamente il giocatore incontrerà questi artigiani che lo seguiranno. Non è ancora ben chiaro, sembrerebbe che lo seguiranno anche all'interno dei combattimenti, così via, anche se non parteciperanno attivamente al combattimento, ma si limiteranno appunto a seguirlo, in modo che il giocatore in qualsiasi momento potrà dialogare con loro per farsi costruire degli oggetti in base ai reagenti trovati in giro durante la sua avventura. La cosa particolare è che ce ne saranno di svariati tipi che si agganceranno, si attaccheranno appunto al giocatore, tipo un fabbro specializzato appunto nella costruzione di armi, un altro invece specializzato nella costruzione di armature, piuttosto che un falegname specializzato, un mistico, scusate, specializzato ad esempio nella costruzione di bacchette, di bastoni e così via, insomma veri incantesimi. Tutti questi incantesimi, tutti questi enchanti, in tutta questa parte di crafting sarà ovviamente come dire, dovrà essere pagata in oro. Infatti lui ha voluto sottolineare che la gestione dell'oro sarà un elemento fondamentale nel gioco, molto più di quello di Diablo 2. Tutto costerà oro, quindi sarà molto più difficile gestirlo in modo adeguato, visto che l'economia del secondo Diablo era un po' più povera. È stato confermato ovviamente il socketing degli item, insomma un po' in generale il concept del gioco è quello di far tornare il meno spesso possibile il giocatore nella propria città. A questo proposito non ci saranno le pergamene che fanno i portali tanto famose in Diablo, ma che creavano degli sbilanciamenti di gameplay soprattutto durante i combattimenti. Loro avevano voluto sottolineare questa cosa, che loro vogliono che i combattimenti con i boss e i vari eventi di gioco saranno veramente difficili, intensi, non che uno quando sta per morire va lì e usa il portale per ritornarsene in città e sopravvivere, bensì loro appunto cercheranno in tutti i modi di costringere il giocatore a rimanere nel dungeon. In che modo? Dando da un lato appunto gli artigiani, che quindi il crafting fatto direttamente senza dover tornare in città, e dall'altro dicono che avranno alcune chicche che man mano riveleranno per aiutare il giocatore nella gestione degli oggetti senza obbligarlo appunto a ritornare nella città. Quindi più focus sui combattimenti, più focus sull'intensità senza mai spezzare l'azione. Questo fondamentalmente è quello che ha voluto dirci Jay Wilson, ovviamente confermato il ritorno della modalità hardcore. Hanno poi ovviamente Jay ha voluto rispondere alla domanda di molti che hanno chiesto perché non avere Diablo su console. Lui ha detto sicuramente Diablo è il gioco fra virgolette più semplice da portare su console, visto per i controlli, visto per la meccanica del gioco, ma hanno detto che loro non sono assolutamente interessati, o meglio sono interessati a sviluppare su console, ma lo faranno e lo stanno facendo, non è stato ben chiaro in proposito, con un progetto dedicato, cioè con qualche cosa di nuovo, originale, esclusivamente per console, che sfrutti le console. Detto questo, speriamo che un po' di gameplay siete riusciti a vederlo qui allo stand Blizzard per quanto riguarda Diablo 3, e la nostra Gamescom di Colonia continua, e grazie per averci seguito.